tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video in collaborazione con il gruppo di Facebook The Colors of YouTube. Le amministratrici sapete tutti che sono Antonella dei consigli di Antonella 2 e Azzurra dal canale AzzuTube. Per questo mese Antonella ha deciso di fare un video per quanto riguarda Amore e Meraviglie del 2019, quindi i prodotti sia per quanto riguarda la casa, sia per quanto riguarda il make-up oppure abbigliamento che abbiamo acquistato o che abbiamo utilizzato di più nel 2019. Allora, io inizierei proprio con il botto facendovi, scusate il rumore della sedia, facendovi vedere proprio questo prodotto perché proprio nel video di Antonella ha consigliato questo detersivo per quanto riguarda la lavatrice e da quel giorno io l'ho acquistato sempre. Questa è la terza volta che lo prendo ed è quasi quasi finito. Dovrebbe essere qua, se non vedo male, dovrebbe essere qua. Comunque è ottimo. Allora, la differenza l'ho notata subito perché mi sono dimenticata quel giorno, quando l'ho utilizzato, di mettere l'ammorbidente, che io di norma lo faccio sempre. Però quel giorno mi sono dimenticata perché non c'era sulla lavatrice, cioè sopra la lavatrice io tengo questo e l'ammorbidente. Quel giorno non c'era e dovevo andare nello sgabuzzino. Sarà che nel tragitto dal bagno allo sgabuzzino me lo sono dimenticata. Ma comunque, veramente è ottimo. Una profumazione pazzesca. Dopo mi sono accorta infatti perché non c'era l'ammorbidente sulla lavatrice. Ho detto, vuoi vedere che non gliel'ho messo? È ottimo, ve lo consiglio davvero. Io da quando l'ho preso ormai sto prendendo solo questo. La profumazione si sente e si sente anche, mamma mia, nei panni stesi. Non so se si nota che proprio è là sotto, là sotto. Buona, buona. Me lo schiaffo in faccia perché non ho niente sul viso. Mi vedete struccata perché devo andare all'estetista della parrucchiera. Quindi era inutile lavarmi i capelli, fare per quanto riguarda il video, oppure truccarmi. Ho messo soltanto un po' di mascara e ho luce alla labbra perché devo andare all'estetista. Quindi tra sopracciglia e baffetto e cura della pelle è inutile truccarmi. Andiamo avanti sempre per quanto riguarda pulizia della casa e tutto. Ho acquistato questo che è lo smac per pavimenti. Questo io l'ho acquistato per fare la scala perché avendo anche un cane in casa, la scala che lui la maggior parte del tempo sale e scende le scale, è un passatempo che lui ha, preferisco un odore abbastanza forte. Devo dire che questo mi piace, dura perché quando lavo la scala io considerate che sono due piani. L'odore è abbastanza persistente e mi piace tantissimo. Ve lo consiglio, e specialmente se avete cani, quindi c'è quell'odore che si sente anche se il cane è pulito, questo è ottimo, ottimo veramente, a me strapiace. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere mi è stato consigliato da mia sorella Loredana perché lei è patita di questi prodotti e mi è stato consigliato da lei ed è questo. Questo è uno spray per pulire i vetri, quindi specchio del bagno, specchio della stanza da letto e tutto. Ma io lo utilizzo anche nelle superfici perché ha un profumo pazzesco. Allora, oltre a pulire benissimo i vetri, specialmente anche le porte, perché io ho la porta a finestra, quindi molto spesso non che ci sono additate perché i miei figli sono grandi, non ho proprio bambini che toccano lo specchio, però molto spesso ti capita di appoggiare la mano involontariamente. Ottimo, cioè lo specchio lo fa pulitissimo ed è una cosa che io gradisco tantissimo e soprattutto il profumo. Questo è ancora all'inizio perché qua, perché già uno l'ho consumato. Figuratevi che mia sorella, che non abita nello stesso paese mio, ogni volta che viene ne prende due o tre, perché questo viene venduto da Eurospin, ne prende due o tre. Perché lei lo utilizza tantissimo, avendo una casa anche grande, lo utilizza tantissimo e in più l'ha fatto conoscere alla suocera, alla cognata, cioè ogni volta che viene fa una scorta e ne prende tantissimo proprio perché è ottimo. Io ve lo consiglio
Io lo utilizzo anche sulla tipo televisione, anche sulla base proprio per togliere la polvere così ogni giorno. Per me è ottimo, ve lo consiglio. Poi andiamo alla cura della persona. Sapete tutti il mio amore spassionato per questo bagnoschiuma, ve lo faccio rivedere. È il bagnoschiuma della Beyoncé. Questo qui, io prima utilizzavo quello rosa, ma l'hanno tolto dalla produzione e hanno introdotto questo. Questo è vuoto, si può dire. Io sento un odore di freschezza, veramente. Io adoro questo qui. Trovate anche l'adesivo del prezzo. L'ho preso 1,30 euro, però sono 500 ml. A me piace, piace tantissimo. Infatti, l'ho preso dal bagno proprio perché. Esattamente qua, non so se si vede qua, perché il mio bagnoschiuma, cioè questo è il mio bagnoschiuma personale, perché mi strapiace. Io sento una freschezza quando lo utilizzo, e mi piace proprio sentire quell'odore, proprio mi piace sentire l'odore, quindi io lo preferisco. Oltre il bagnoschiuma, ho preso anche la crema corpo, che è questa. Questa è la seconda perché già l'ho utilizzata. Non so se si vede col bianco, forse non si vede niente. Mi piace tantissimo, specialmente l'odore del cocco. Questa mi è stata consigliata da Elisabetta R. No, cioè non è che mi ha consigliato, mi ha chiamato Stefania, cara. No, l'ha consigliata in un video. Elisabetta R, ovviamente, che saluto, ciao Eli. E dicendo che è un'ottima crema e tutto, e quindi io l'ho voluta acquistare. Questa è la seconda che compro e ce l'ho anche, che poi me lo sono ricordata dopo. Avevo anche l'altra profumazione, ma non l'ho nemmeno aperta perché ho ricomprato questa qui del cocco perché mi piace di più, o perché sono fissata con il cocco, ma mi strapiace. Poi un'altra cosa che ho acquistato, e vedrete sempre sporco perché l'ho preso dalla doccia. Questo è il bagnoschiuma, questo è lo shampoo della Neutro Roberts. Questo qui me l'ha fatto scoprire la mia migliore amica. Un giorno era a casa sua e dovevo lavare i capelli. Non è proprio una scoperta del 2019 come il bagnoschiuma, sono delle cose che già utilizzavo anche forse nel 2018. Comunque, mettiamolo qui nel 2019 perché è una cosa che io ho utilizzato tutto l'anno. La cosa particolare è che oltre che piace a me, quindi io ho i capelli colorati, sfibrati, secchi, tendenzialmente alla caduta, questo shampoo lo stiamo utilizzando tutte e quattro, quindi sia i maschietti di casa sia io, perché è diventato lo shampoo di famiglia, perché utilizziamo sempre ed esclusivamente questo shampoo, ci troviamo bene. L'odore si sente a 3 km di distanza. Mi piace perché sento il capello pulito. Io veramente lo stra-adoro. Infatti, ringrazio sempre la mia migliore amica di avermelo fatto conoscere questo shampoo perché utilizzo sempre ed esclusivamente questo. È ottimo. L'ultima cosa per quanto riguarda i capelli, poi ho 3 cose proprio di make-up, di beauty. Allora, un'altra cosa che vi faccio conoscere è questo. Questo è quello che ho utilizzato nel 2019. Questo è finito, lo devo ricomprare. Ed è la colorazione, infatti, qua vedete attaccato. Guarda che bellissimo! Proprio una cosa bella! Un capello. Allora, questo è un tonalizzatore, chiamiamolo tonalizzatore di colore. Che cos'è? Prima di tutto è il colore rosso fuoco tipo che dà sul fucsia. Io di norma faccio il colore una volta al mese. Certe volte mi dura di meno. Cosa faccio? Lavo i capelli, utilizzo questo e poi risciacquo. Proprio come si dice, il capello riprende il colore, cioè come dire. Allora, vi faccio un esempio. Io dovevo andare a una comunione, ma avevo fatto da 2 settimane il colore. Io questa zona qui, del laterale dei capelli, ce l'ho quasi subito bianca. Adesso, ad esempio, sono 2 settimane che ho fatto il colore e ancora non si notano i capelli bianchi. Invece, certe volte capita che proprio in queste zone io ho i capelli bianchi.
Siccome avevo questa comunione, volevo che il colore fosse più vitale, proprio più luccicoso. E quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato questo prodotto sui capelli. Io lavo i capelli normalmente. L'ultimo shampoo che faccio, metto questo. Non mi ricordo quanto sto. Esattamente non mi ricordo. Ah, qui c'è scritto 15-30 minuti. E poi lo risciacquo perché la ragazza dove l'ho acquistato mi ha detto: dice, dopo lo devi risciacquare. Lo risciacquo e faccio i capelli. Si nota che è una meraviglia. Si nota veramente, specialmente con la luce riflessa, si nota quel rosso porpora di. Cioè, è stupendo, è una cosa bellissima. Ovviamente io ho preso lo 02 che è il rosso porpora, ma ci sono tanti altri colori, con il viola, con il giallo, tutti i colori possibili e immaginabili. Ed è ottimo. Se non dovete fare tipo subito il colore. Perché sapete tutti che se fate subito il colore il capello si indebolisce, cade, eccetera, eccetera. Quindi io cosa faccio? Se vedo il colore che è un po' spento, tipo come in questo momento il colore è leggermente spento e voglio farlo, come si dice, rinvigorire, illuminare. Io utilizzo questo e il mio capello diventa più chiaro e più bello brillante. E mi piace tantissimo. Lo avete anche notato in qualche video perché me l'avete anche scritto nei commenti che mi avete consigliato, cioè mi avete detto che cosa utilizzavo ed era questo. È veramente ottimo, ve lo consiglio. Un'altra cosa per quanto riguarda il beauty sono questi. Questi sono due burri di cacao all'acido ialuronico al 0,2%. Io l'ho utilizzato specialmente quando ho avuto l'herpes sulle labbra. Io sono molto soggetta ad avere l'herpes, sia io che mio figlio. E abbiamo utilizzato qualsiasi tipo di burro cacao, ad esempio questo qui della Essence o quelli della Labello o dove sono? Là. Oppure quello della EOS, non è la stessa cosa assolutamente. Questi io li compro direttamente in farmacia al costo di 7,90 euro, una cosa del genere. Il prezzo sì è alto, ma li valgono tutti. Morbidezza, oltre al fatto che la screpolatura delle labbra si toglie. Io ho un sacco di burro cacao da smaltire, ma. Questo discorso ce l'ho anche giù nel mio comodino. Lo utilizzerò. Comprerò solo ed esclusivamente questo. Infatti, mio figlio, che oggi gli è anche spuntato l'herpes, oltre a fargli mettere il cerottino, gli comprerò subito questo qui perché ovviamente è personale, quindi non è che gli posso dare il mio. E glielo farò utilizzare perché veramente è ottimo. Per chi ha problemi di herpes, anche qui in Sicilia, noi diciamo la tramontana sulle labbra, quindi la parte del contorno labbra abbastanza screpolato e tipo contornato di rosso, perché capita sempre a mio figlio che ce l'ha, per questo ve lo dico. È ottimo, veramente ottimo, ve lo consiglio. Siamo arrivati alla fine, vi faccio vedere gli ultimi due prodotti e qui parliamo di make-up. Allora, questo mi ha veramente sbalordito come prodotto e lo adoro tantissimo e infatti l'ho già acquistato e messo da parte nelle cose da utilizzare in futuro ed è questo ed è il mascara You Better Work di Essence. Mi piace tantissimo questo mascara, mi piace come mi curva le ciglia, mi piace proprio l'effetto che ha sulle mie ciglia, mi piace lo scovolino in silicone, è stupendo, proprio ti curva le ciglia che è una bellezza e proprio questi dentini che ci sono li senti mentre metti il mascara ed è una cosa che mi piace tantissimo, lo sto utilizzando ormai tutti i giorni, prima stavo utilizzando questo, ma sinceramente questo l'ho accantonato perché preferisco assolutamente questo mascara della Essence, per me è la vita, cioè non saprei cosa dirvi, a me strapiace ed è fantastico. L'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda il make-up, perché poi ho una di abbigliamento e ho finito, vi voglio parlare dei pennelli di Nabla. Allora, perché parlarvi soltanto dei pennelli Nabla? Li ho provati, li
Li ho provati, mi sono piaciuti e ne ho comprato un altro set identico. Allora, questi sono i due set che sono usciti. Io poi ho comprato un set di questo, l'ho comprato doppio. Ce l'ho nello scatolino, ve lo devo far vedere. Mi piacciono questi pennelli. La morbidezza, mi piace tantissimo le setole, questo per fare la cut crease, per mettere il correttore e poi mettere la parte illuminante è ottimo. Alcuni vabbè non li utilizzo tipo perché non so mettere le liner e tutto, però come pennelli da sfumatura, proprio piccolino, adatto alla piega, perché dovete sfumare leggermente, non dovete fare tutto l'intero occhio. Mi piacciono veramente tanto. Uno è costato sulle 29, l'altro non mi ricordo quanto è costato. Io poi l'ho preso il secondo, l'ho preso scontato. Veramente mi piace. Se non mi sbaglio, ho preso questo perché era con la pochettina. Forse ho preso questo l'altro. Sì, perché mi piacevano questi qua da sfumatura. Sì. Sono ottimi. Ottimi pennelli, veramente morbidissimi. Io gli lascio il cappuccio perché li tengo qui nella postazione, quindi li lascio anche con il cappuccio. Mi piacciono, che dirvi? Cioè, se una cosa ti piace, io ho tantissimi pennelli, veramente tantissimi pennelli. Che vi posso dire? Utilizzo sempre questo per il blush. Se utilizzo un altro pennello, che sia uno di questo qui, quello di Avon, che di norma è per il blush, non ha lo stesso effetto che ha questo. Non vi so dire il perché, ovvio che la forma è diversa. Ma questo mi strapiace di più, o sono abituata io a utilizzare sempre gli stessi pennelli. E io mi trovo bene con i pennelli di Essence, ad esempio, perché sono ottimi. Ma questi mi strapiacciono, specialmente quelli di sfumatura, io li adoro. Proprio sono dei pennelli ottimi. Se volete un set di pennelli, ovviamente sono quelli piccoli, non sono grandi, tipo che so, come i pennelli acquistati da eBay, però veramente sono fantastici, mi piacciono tantissimo e infatti già il fatto che abbia acquistato di nuovo un altro set lo dice da sé. L'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda le meraviglie di quest'anno è ve ne faccio vedere una che è simbolica, ma è il fatto delle maniche a palloncino. Vi faccio vedere questa che già vi ho fatto vedere il video di acquisti per quanto riguarda questo tipo di maglietta o maglione che sia, ve l'ho fatto vedere al contrario, fa niente. Ed è questo, il fatto di avere queste maniche a palloncino. Questo è il mood del 2019 e io lo adoro. Adoro questo stile. Mi piace tantissimo il fatto di essere un maglioncino semplice, senza decorazione, senza niente, ma le maniche che fanno l'effetto che a me piace ed è fantastica. Cioè, bisogna mettere tipo una collanina o un collarino sempre di tessuto e già hai fatto l'outfit proprio bello, cioè mi piace. Mi strapiace tantissimo, veramente sono molto molto contenta di averlo acquistato. Non vedo l'ora di andare al mercato e vedere le altre novità che ha portato questo ragazzo, perché viene un ragazzo direttamente che vende questo tipo di maglioncini e mi strapiace. Cioè, questo è un outfit completo, soltanto con maglioncino e una collanina e poi ovviamente un paio di pantaloni o una gonna o quello che volete voi ed è fatta. Mi strapiace. Queste sono le mie meraviglie del 2019. Questi sono i prodotti che ho utilizzato di più nel 2019. Era inutile farvi vedere le solite creme, i soliti rossetti, perché questo è quello che io ho utilizzato proprio in maniera ferrea, in maniera rigorosa tutto l'anno. Il maglioncino l'ho acquistato da poco, ma era quello che io desideravo ed è la cosa che mi piaceva di più ed è la cosa che mi piaceva di più proprio del 2019. Bene ragazzi, allora il video è concluso, io vi ringrazio tantissimo e vi chiedo un favore, ovviamente dopo aver visto il mio video, quindi già siamo alla fine, andate subito a vedere i video di tutte le altre ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione, Fabiana, Antonella, Floriana, Azzurra, quindi andate subito, subito, subito a vedere tutti i loro video.
E niente, che dirvi, a me è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo collaborare con Antonella e con Azzurra, perché Antonella è molto, ha molta inventiva, quindi mi piace le sue collaborazioni. Io vi chiedo soltanto una cosa, spolliciate ovviamente se vi è piaciuto il mio video e commentate. Ovviamente, come vi dico in tutti i miei video, potete scrivere la qualunque cosa. Se vi piacciono i prodotti che vi ho fatto vedere, se non vi piacciono, potete scrivere la qualunque cosa. L'unica cosa che vi chiedo è di essere educati. Io vi ringrazio, ringrazio Antonella, ringrazio Azzurra, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!